No. No, 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 no. Quando cavolo è successo? L'hai fatto diventare prima tu. Cazzo, sai che non me ne sono mica accorto. Ma proprio giuro, mica me ne sono accorto. Nah, smettetela di farvi spaventare. Posso farlo diventare un tributario, ma non me ne frega niente. Quando hai detto che tutti i preti erano bucciarti. Ok, ho capito. No, non avevo visto che c'era. Che diventavo Lollardo. Detta così veramente bruttissima. A me non interessa far diventare sta gente i miei tributari. Vediamo. Oh, sono diventato un counselor. Perfetto. Sì, accettiamo, diamogli una mano. Il problema è che io adesso. No, non ho voglia di chiedere un'ambizione. E che io questo qua lo voglio ammazzare. Era la terza delle condizioni. Sì, ma me lo ricordo qual era. E che non avevo letto che diventava Lollardo. Tutto qui. Vabbè. Non è un problema, fin tanto che l'intera famiglia non diventa Lollarda. Loverspox, mamma. Questa qui è una famiglia che si sta condannando da sola. Lentamente, sempre di più, ma si sta condannando da sola. Allora, visitiamo, vediamo. Possiamo migliorare ancora qualche cosina, vediamo. Castle Infrastructure. Sicura immediato, poi Religious Customs immediatamente e poi facciamo anche Heavy Infantry. Così miglioriamo un po' le capacità di combattimento dei nostri fanti, come i picchieri e gli spadaccini. Militia Training Ground, la Militia Training Ground, ok, ci dà più gente, perfetto. Mia figlia è andata a letto con qualcuno e poi dopo non si è sposata. Vabbè, ok, diamole una mano se possibile. Vabbè, diamogli il vassallo. Per Gesù, egli ha ragione. Oh, finalmente sono diventato cattolico nuovamente. Beh, cerchiamo di finire questo stupido combattimento. Vabbè, almeno riusciamo a mettere un po' a posto le cose, dai. Bisanzio, 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 40.000 truppe, porca miseria. Questi sono tutti in guerra gli uni con gli altri, ci sono rivoluzioni. Vabbè, l'unica che sta soffrendo in tutto questo è la Francia. La Francia è stata divorata. Beh, mica tanto, si è già espansa anche a sud della Spagna. Dangerous Factions. Duke Isnardo II per l'Italia. Perché? Cioè lui si è autoeletto come
come Figon Figon. Come posso fare in modo che tu la smetti di cercare di fregarmi? Non posso. L'unica è mandarti qua così. Ti ho dato un posto al consiglio, dovresti essere contento, no? O no? 2350 truppe. Siamo bassini, come effettivi. Rischiamo di non andare tanto avanti. Costruiamo delle nuove stalle e diventiamo un comandante per il nostro maledetto imperatore, che gli sia dannato e che possa fare una brutta fine. Ah sì, vediamo di costruire questi nuovi posti per scambiare i messaggi, che così almeno riusciamo ad avere un po' più di prosperità, quindi vuol dire più denaro che entra nelle nostre casse. Come sta andando la crociata poi, tra le altre cose? Vediamo un attimo. 73%. Dai, partecipiamo alla crociata. 15.000 uomini. uomini. Cerchiamo di andare a prendere la gloria o morte anche noi all'interno della sacra terra di Gerusalemme. Fleet Levies. Ma sì, mandiamolo a servire negli ospitalieri. Magari fa qualcosa di buono anche. Sì, grazie. Allora. Bollente. Quindi. Se diventi pure re di Gerusalemme è la fine. Ma no, quello no, cioè non è possibile. Però possiamo andare qua adesso e scendere, andare a picchiare qua magari in Sinai e in Egitto. Così partecipiamo in maniera attiva, anche se penso che ormai sia un po' tardi per riuscire a... E infatti... Vabbè, siamo comunque riusciti a fare qualcosina. Abbiamo messo piede in Terra Santa, dai, diciamo così. No, io i soldi a quello là non glieli do. S'arrangia. Facciamo una festa. Go on a pilgrimage. Abbiamo migliorato le relazioni, ma non è quello che volevo adesso.
Vediamo quanta gente si presenterà. Vabbè, lui. Mamma. Quanta gente incazzata che c'è. Pare questi qua che stanno facendo. Abbiamo perso il tratto dell'infezione. Questa è positiva come cosa. Oh, qualcuno almeno che ha parlato bene di me. Vieni che ti faccio fare due passi nel bed chamber. Oh, finalmente un combattimento che riusciamo a vincere. Questi qua non hanno più intenzione di combattere. Stiamo migliorando le relazioni. Però questo qua adesso non ci serve più. Sto pezzente. Sarà bello contento. È riuscito. Ha fatto del male a qualcuno. Sarà contento come una Pasqua. A me è successo con la Bretagna. Avevo sì e no 3.000 uomini. Vabbè, ma se partecipi, dopo loro ti danno sempre una mano. Ottieni sempre punteggio. Se combatti, ovviamente. Quindi. Non possiamo far parte di nessuna fazione perché siamo dei codardi. La Germania, Sacro Romano Impero è troppo forte, non riusciamo a gestirlo. Per quanto c'è ancora questa stupida pace del reame? 6 mesi. 6 mesi e poi dopo vado a riprendermi i miei territori. Forlacchia. Germania è una powerhouse. Ah, che roba. Polonia c'è un po'. Ungheria è gigantesca. Ma sì, ti do supporto. Meglio avere i favori che non averli. 1322. Non siamo messi a pestilenze. Boh, non c'è tanto. Essere re di Gerusalemme e Bretagna facevano un poco ridere. ogni tanto Crusader Kings si tira fuori di queste idee. E sono carine, alcune. Ok, abbiamo migliorato un attimo le pikemen. I pikemen. Ora de jure claim on un Parma. Mi dispiace. Ma io. I miei territori. Li rivoglio. Ah sì, diamo i soldi, supportiamo. Così aumentiamo la possibilità di sviluppare prima tutti i nostri sistemi di delle tecnologie. Che prima riusciamo a farlo meglio, eh. Oh, abbiamo sviluppato la tosse. In cercare la conquista della Prussia non faceva schifo. No, non è possibile. Abbiamo semplicemente del malessere, eh.
mal di testa. Che cazzo c'è venuto? Ma chi abbiamo come... Designated Regent. Mio figlio, ovviamente. Ah, ho il cancro, perfetto. Perfetto. Che schifo, cosa cazzo mi ha dato da bere? Non l'ho capito. Papa Benedetto è stato succeduto. Ma che cazzarola c'è qui? Ci sono delle guerre che non capisco cosa. Ausilia. Che nome diamo al posto di Ausilia? Tranquillo, sicura con il bicarbonato. Ma è un'opzione. Bisogna vedere se... se e come va. Facciamo così. Che ne mandiamo? Un nome vero, per cortesia. Visto che nessuno lo mette, ausiliaria. Ah, è morto lo Spy Master. È morto mentre stava cercando di risolvere un problema. Nah, non ho bisogno di pianificare. Army of Bishop. Boh, ma che cazzo stanno facendo qui? Ma questo qua non è in guerra e sta... eppure è in guerra. Va a capire. Dei illuminati. Un'altra è morta. Abbiamo ottenuto dei titoli che non dovrei avere. Baron of Castelnaudry. Allora, tu vai giù a zero. Poi vediamo un attimo. Allora, questo qua lo do a mio figlio. Dunque, dov'è? Mamma mia, che brutto. Brr. No. Tote, Romualdo. Romualdo Vivre. Ok, allora ti do Grantland title. Barony County of Toulouse. Lì, che così. Title loss on succession. Kingdom of Aquitaine. Perché?
Va bene, lo leggiamo. Qual è il problema? Ora voglio vedere una cosa. Le Provence. Duchy of Provence. E non lo possiamo fare. Però noi possiamo generare... Dovremmo dichiarare guerra a lui. E non va bene. Se però teniamo la bega all'interno della nostra famiglia, cioè del regno, dovremmo riuscire a gestirla. Sì, ma qui il siege sta andando avanti, ma boh. Non è vino, è meglio che abdichi a caso. Forse sarebbe il caso. Però ho paura di dai tutto al primo che incontri. Mamma. Ma noi che cavolo di legge abbiamo di inheritance? Gavelkind. No. Agnetic primogenitor è la cosa migliore. Ma no, ma se poi lo do al primo che capita, poi dopo un casino, dai. A parte che adesso qua, per esempio, la Germania... Non capisco onestamente quello che sta succedendo. Dovete credermi. C'è qui della gente che combatte, ma non si capisce bene per cosa. Perché qui c'è un altro esercito. Però... Prendiamo prestigio, non ho bisogno di una mano. Qui continuano a saltare fuori guerre di cui però io non capisco onestamente l'entità. Ma se io chiedo... Ancora te sei... Ah, questa qui si sta divertendo un po' troppo, eh. Un altro figlio illegittimo senza sposarsi. Allora, vediamo una cosa. Allora, vediamo se riusciamo ad affibbiarla a qualcuno. Arrange marriage. Cecilia. Lì. Così il problema l'abbiamo levato di torno. Visto che si diverte tanto con il primo che capita senza sposarsi. Ed è già la seconda volta. Quindi... Allora, mancano dei comandanti. Manca tutto. Allora. Ayal Moner. Cupbearer. Eugenio. Court Jester. Oh, abbiamo un nano. Ah, Duca di Piemonte. Sei un nano. Deal with it. No, no, non stai da solo. Se tanto morirai a breve, quindi non è un problema.
su, finiamolo con questi problemucci da femminucce. Dunque, tecnicamente, una volta che abbiamo conquistato la provincia, dovremmo riuscirci, dovremmo riuscire a ad avere il controllo della provincia. Declini, non voglio che questo ottenga il controllo. Mamma. Hanno approvato l'istituzione del potere assoluto. Questa gente è malata. E non posso neanche abdicare. Che non c'è l'opzione. Che è una stupidata. Dai, su. Questi riescono a difendersi, non ho ancora capito perché. 99% della guerra a nostro favore. Se non ci fossero quelle cacchio di truppe in mezzo ai piedi, potevamo riuscire a conquistarlo prima. Guardate che è arrivata una richiesta, vediamo. Bene. Abbiamo ottenuto quello che volevamo. Perché quella lì è una di quelle contee che io avevo dall'inizio del gioco. Perderla mi ha fatto girare alquanto le scatole. Cosa cavolo è successo? Chi altro? Saranno dei comandanti, sicuro, infatti. No child tells me what to do. Savoia. Non possiamo neanche richiedere il Ducato di Savoia e quindi allargarci. A parte che anche Parma adesso qua è scesa in... Ducato di Swabia. Declare war, the sure claim on Pavia. Pavia, pardon. Ok, noi abbiamo bisogno del nostro spazio. Quindi si attaccano. E noi siamo qui in calma e placida attesa che arrivino le loro stupide truppe. Non ho la minima intenzione di cedere. Nel frattempo facciamo degli altri miglioramenti. Oh, bene. I miei amici hanno avuto degli ottimi... Si sono trovati bene l'un con gli altri, quindi ok. Vediamo qui cos'è che dice. Ma sì, dai Ursula, vai e divertiti. Facciamo anche delle barracks con quegli ultimi soldi che abbiamo ricevuto. Dai, su. Parma l'abbiamo conquistata, adesso andiamo a prendercela con il loro esercito. Oh, mi sono fatto un altro amico. Peccato che sono alla fine del mio ciclo vitale, praticamente. Oh.
Il duca di Swabia a quanto pare non ha pagato le quote come era successo a me prima con gli altri mercenari. Seek treatment for your illness. Oh!